nuovo video. Allora, oggi ho pensato di fare una cosa un pochino diversa dal solito rispetto a quella che faccio io, ovvero fare delle comparazioni, in quanto io ho tanti ombretti shimmer, veramente tanti, ho più shimmer che opachi, e ho deciso di fare appunto delle comparazioni con i nuovi ombretti Nabla che ho e tutte le altre palette che potrebbero avere delle colorazioni simili, ma che tanto simili non sono, ma andiamo comunque a vedere. Allora, vabbè, la palette è questa qua magnetica con questi colori qui, adesso andiamo a compararli. L'altra è la Chocolate Bar, dove c'è, faccio vedere, questo viola qui che lo volevo comparare. Poi la Full Spectrum di Urban Decay, che è un po' vecchiotta, dove ci sono una serie di viole, di cose che vanno comparate. E poi la questa qui, la Heavy Metal di Urban Decay, dove anche qui abbiamo un sacco di viola da comparare. Direi di iniziare subito. Allora, oltre agli ombretti Nabla, voglio comparare anche questi qua di NYX, e direi di procedere subito con questi qua di NYX. Allora, qui abbiamo questo qua, che è questo viola shimmer, ovviamente bello scavato. E questo qua non mi ricordo mai come si chiama, perché l'altra rosa è Dolly. Questo qui volatile, versatile, una cosa del genere, insomma. Lo andiamo a swatchare. Allora, la texture è molto morbida, questa qua di NYX, guardate la scrivenza. Lo ripoggiamo. Allora, e ve lo swatcho qua sull'orso della mano. Allora, è questo qua, vedete, è un po' più violaceo. Poi, tanto mi preparo un cotone, un dischetto di cotone con dello struccante, perché così. Lo struccante è quello che uso qua sulla mia postazione, così mi posso pulire il ditino santo ogni qualvolta lo sporco. Ok, sempre da questa palette andiamo a confrontare lui, Lilac Wonder, che è questo qua di Nabla. Andiamo a confrontare ed è decisamente un'altra storia. Questo Lilac Wonder è più freddo, molto più bello questo qua. E andiamo anche a confrontare, ogni volta staccarlo per me è un problema, devo fare per forza leva perché c'è rimasta la colla e quindi questo simpaticone non si stacca mai. Okay. Ed è Calypso, che questo qua ovviamente è totalmente un'altra storia, però volevo compararvi di tutti. Allora, questi qua sono i tre viola che ho io. Quindi sono NYX, Velvet Versailles, Lilac Wonder e Calypso. Ovviamente sono completamente differenti, variano secondo i toni. Questo qua addirittura ha riflessi blu, che è Lilac Wonder, è bellissimo. Adesso che abbiamo questi tre sulla mano, anche perché gli altri sono tonalità completamente diverse e io li faccio rientrare nei rossi, andiamo a prendere come viola questi due qui della Heavy Metal, che sono, lo dico subito, Spandex e Metal Head. Quindi sono Spandex, questo più vola, Metal Head, questo più chiaro. Allora, sono tutti shimmer. Questo è Spandex, è nettamente più scuro, questo qua è molto bello. E questo qua è Metal Head. Ecco qua, Metal Head. Sono viola, tutti differenti l'uno dall'altro. Forse si somigliano ad un tono leggermente più scuro questo qua con Calypso. La differenza qual è? Che questi qua, io ho lo specchio tra l'altro pieno di polvere perché non ho mai tempo di pulire neanche lo specchio, questi qua della Heavy Metal sono più burrosi, più una sorta, se vogliamo, di pigmento, invece quelli di Nabla sono un po' più ombretti. Questo qua è un pochino più, forse un po' più di pigmento, perché è un po' più burroso, un po' più morbido, quindi ovviamente sono delle tonalità differenti. Sempre per i viola andiamo a vedere invece cosa è comparato con la Heavy Metal, e prendiamo Faded e Sketch, che sono Faded e Sketch. Questo qua è opaco, non lo prendo in considerazione. Allora, questo è Sketch, mettiamo per lungo, ed è questo qua, e forse no, è un tono completamente differente. E Faded, che è questo qui. Faded è molto carino. Forse Faded assomiglia leggermente un po' più chiaro a questo qua, che era
Meta Head, si assomigliano forse un pochino, ma sono tutti viola con tonalità differenti. Quando le compro non mi sembra, mi sembrano sempre diversi, no? Poi mi vengono i dubbi, dicono magari c'è qualche sfumatura uguale, allora poi penso che siano uguali, alla fine poi li compro e quando arrivo a casa poi scopro che in realtà sono differenti. Invece questo qua della Chocolate Bar si chiama Candied Violet. Io la Chocolate Bar non la utilizzo tantissimo se non per i colori nude, perché questi qua, questo qua e dov'è l'altro? Sì, questo e questo e questo qua poco poco non è che abbiano chissà quanta scrivenza. Andiamo a prendere Candied Violet. Ecco, Candied Violet che è questo qua, assomiglia un pochino a questo che era Faded. Quindi, però io non amo gli shimmer, no. Uno dei tanti motivi per cui io ho comprato anche, non ho comprato le palette di Mulac come Good Vibes, eccetera, è perché io sono piena di viola, cioè, e li usassi almeno, li usassi. Sono piena di viola, quindi il motivo per cui io non ne compro mai, è proprio, cioè non ho comprato proprio per questo, perché so che bene o male li trovo e mi sono fatta la mia Good Vibes, mettiamola così, con tante palette. Poi invece sempre con questa qua volevo paragonare i rossi, cioè i rossi rossastri. Allora, qua nella palette ho Grenadine, insomma, che è questo rosso rosato. No, la mano dovrebbe essere un po' più asciutta. Che è la meraviglia delle meraviglie. Poi abbiamo Juno Moon, che è più violaceo, tipo vinaccia, però sempre tendente al rosso. Vedete? Molto bello. E poi abbiamo Dolly è questo qua di NYX che vi dicevo, che li usate un sacco, che è più rosato. Andiamo a prendere la polverina. Questo qua forse potevo farlo entrare nei viola, ma vabbè, ormai è deciso. E sembrano simili questi due. Questo qua è Grenadine e questo è Dolly, ma perché falsa la telecamera, vi giuro che sono completamente differenti, cioè così si vede che sono uguali, così si vede che sono diversi. Molto molto carini, io amo queste tonalità, mi vedete poco nei trucchi nude, quasi mai credo, e che ci può rientrare, ma diciamo con tanta fantasia, anche questo qua ci è rimasto alla colla, dovrei avere il tempo anche per pulire bene questa palette. Absinthe che ha vari riflessi, quindi potrebbe essere messo in tutte le categorie. Absinthe, che anche lui più marroncino, verde, a seconda di come tocca la luce. Andiamo a paragonarli con alcuni di questi rossi qua. Allora, con questa rosa che è Punk Rock della Heavy Metal, After Party, che è questo rosso, e direi basta. Allora, Punk Rock, che è un rosa molto metal, che se vedete la verità pensavo somigliasse di più, e poi After Party, che è più rosso. Allora, questo è Punk Rock, che assomiglia forse più a un viola che abbiamo visto prima, e anche un pochino, assomiglia un pochino a Juno Moon. E questo invece After Party, che è proprio rosso, ed è bellissimo. After Party è molto bello ed è molto diverso da Grenadine. Questo è Grenadine, questo è After Party, cioè sono due cose diverse. E invece dalla Urban Decay vi volevo mostrare lui, che l'ho usato veramente un botto, non so se si nota che è scavato. Gossip è un po' come Dolly, secondo me. Ok, no. Questo è Dolly e questo è Gossip. Gossip forse è un pochino più freddo, ma sono molto molto belli. L'unica cosa che per me è negativa tra tutte queste palette, allora, io le prime palette che ho avuto sono state di Urban Decay, è stata la Full Spectrum, e poi ho preso, mi hanno regalato questa qua a Natale, mi ha regalato mia fidanzata a Natale. Urban Decay è molto polverosa, in verità la trovo parecchio polverosa. Ah, poi vi finisco, volevo finire un'altra comparazione che ho visto adesso, è parecchio polverosa, quindi
mi sentivo sempre un po' frenata. Infatti la full spec, non vi devo dire la verità, è parecchio polverosa. Però come potevo resistere a questa gamma di colori? È un po' vecchiotta come palette. Tra l'altro mi è venuta in mente un'altra comparazione. Io più guardo il mio cassetto più ne trovo. Con questa qui, che è la Luminoux, Bright Luminoux 04 di NYX, è sempre la nostra Full Spectrum. Perché? Allora, i colori non sono uguali, perché la Full Spectrum ne ha un pochino di più. Non sono uguali, ma la gamma più o meno è simile. Allora, e intanto prendo anche Marmed Sirene di NYX. Questa è stata la mia vita. Partiamo proprio dal Marmed Sirene. Mi è caduto, si è rotto, io pianto tanto. Ed è qualcosa di fenomenale, guardate la luce che dà, è stupendo, veramente stupendo. Ed è questo verde acqua, introvabile credo al mondo, bellissimo. E io lo volevo comparare con questo qua, che non ha nome in realtà, perché c'è sì l'etichetta ma ha un numero, se vi interessa il numero ve lo dico. È il 12 del Luminoux, ma non lo avrete mai sciolto. Ed è questo verde acqua opaco, quindi volevo mettere a confronto e vedere un po'. E sono praticamente diversi, perché questo qua è opaco, quello di NYX, non so se si rende in camera, questo qua essendo shimmer forse ha un po' più di luce, questo è più una base se vogliamo. E anche questo altro shimmer di NYX, che è totalmente un'altra cosa. Okay, sono tre completamente diversi. Questo qua che ho provato adesso è il numero 11, questo qua, e sono tre cose completamente differenti. Questo è molto 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 diverso. Mi è caduto il cestino da tavolo. È molto più caldo. Io faccio sempre una confusione, maldetta. Comunque mi piacciono comunque un sacco. E andrei a farvi vedere anche questi due verdi qua in comparazione con questi due. Un po' di altri verdi. Ah no, scusate, ancora ho dei verdi anche qua, credo, sì. Amp è molto bello, ho usato un sacco Amp. È Amp, sì. Lo andiamo a sbocciare. Amp è proprio un blu marino, cioè molto diverso. Questo è proprio verde acqua, questo è un blu marino, questo è stupendo. Secondo me questi tre colori insieme, se si riesce a fare un buon un buon make up, esce una cosa molto figa. Poi voglio far vedere invece i verdi, ma mi devo... Allora, partiamo da Hater e Min, che sono Hater e Min, questi due della Full Spectrum. Un verde opaco e un verde shimmer molto acido. Verde opaco e lo shimmer acido. Shimmer acido è molto bello, molto molto bello come angolo interno. E ne fa la stessa cosa dalla NYX, e sono, mi sembra, il 13 e il 14, l'opaco e lo shimmer. Allora, a primo impatto vi direi che sono diversi, sono differenti per tonalità. Nel senso, queste qua sono quelle della Full Spectrum, sono un pochino più spenti, forse questi due verdi qua si assomigliano un pochino, gli opachi, mentre i shimmer non tanto, perché questo qua della Full Spectrum è molto più shimmer, mentre l'altro leggermente meno. E ora come verdi vi direi, bah sì, invece c'è questo qua che è un verdone, non c'entra niente, ma ve lo faccio vedere, che è Mules, mi sembra che si chiami questo qua, perché ora si sta cancellando il nome, che è un verdone scuro, non c'entra niente, però ve lo faccio vedere come gamma di verdi, molto figo. Adesso mi strucco nuovamente la mano, ormai questa mano oggi sta patendo le pene dell'inferno. Ve lo farò vedere invece i colori più chiari perché? Perché qua ho Pegasus, che è bellissimo, così sembra viola, così bianco, così azzurrino, cioè è stupendo, 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 stupendo. Mi asciugo fino alla mano. Pegasus, io credo sia uno dei colori base all'interno di una palette. Guardate la bellezza, cioè come lo giri, è un colore stupendo, veramente, veramente bello. Riflessi oro, viola, molto bello. E adesso volevo andare a vedere se avevo questo qua, che non c'entra praticamente niente. Questo è Champagne Truffle della Chocolate Bar, che è questo qua, che è completamente un'altra cosa. Però, insomma, molto carino anche questo qui, più rosato, mentre questo è più violaceo. E qualcosa che ci può somigliare sono Scream Acoustic Angel Fire, quindi Scream Acoustic.
acustica Angel Fire di della heavy metal. Allora, Scream è molto più rosato, Scream è proprio rosa, rosa antico. Acoustic non lo so definire. Acoustic è questo qua, un misto tra argento e oro, e Angel Fire è più rosato. Allora, diciamo, questo qua è proprio più rosa chiaro. Diciamo che questo qua, che è Gasus, è tutta un'altra storia. Questi qua della Full Spectrum, sì, ciao, della Heavy Metal, sono molto più glitterosi, però sono messi degli shimmer utilissimi nell'angolo interno. Ci si può fare di tutto con queste palette. Io sono stracontenta di avere un sacco di palette così colorate, così varie, perché secondo me servono. Un make-up non si può vivere sempre solo con gli ombretti opachi. Ecco, una cosa che io ho poco sono gli ombretti opachi, perché non lo so perché, e servono perché io ne ho, vabbè, ne ho un pochino qui nella Sweet Peach, ne ho un po' nella Chocolate Bar, ne ho un po', questa qua la uso tutti i giorni, ne ho qua un sacco di opachi, sono tutti opachi, questa qua della Chocolate Chip, ho questa qua Perfect Filter, che poi vi farò una comparazione con la Really Showed Van Rust, non so quale sia uno dei nomi principali, sempre di NYX. Però io amo gli shimmer, credo che in un make up l'occhio voglia sempre la sua parte. E quindi, che dirvi, spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente io ho macchiato tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi possono interessare video così di comparazione eccetera, fatemelo sapere. Mi raccomando di lasciare un like, iscrivervi al canale, ci vediamo al prossimo video, un bacio gigante, ciao!